Vincenzo, hai visto tutti i tuoi tifosi? Ti faccio una domanda così, che mi viene spontanea. Com'è cambiato Vincenzo negli anni? Come ti vedi adesso? Beh, come mi vedo? Mi vedo più consapevole dei miei mezzi, quindi sapere di poter lottare per le grandi corse a tappe sicuramente mi ha dato una consapevolezza maggiore, l'abbiamo visto comunque già nell'ultimo Tour de France, che è piano piano e quindi è cambiato anche un po' il mio modo di correre. Prima ero molto più esuberante, è vero che sono passato anche molto giovane, però anche con i consigli dei più grandi, dei più vecchi del gruppo, poi è cambiato così fino ad arrivare dove sono arrivato adesso, ecco. Paolo, abbiamo visto una Brescia veramente piena di tifosi, 350-400 mila spettatori, una montagna in festa per questo giro che comunque, credimi, che l'ho fatto tutto, ha raccolto tantissima gente sulle strade, credo che Vincenzo possa confermare, una a saltare tantissimi, Vicenza. Vicenza una moltitudine. Ma il Ma ciclismo? una Milano che rimane così indifferente per il gran finale non è una cosa grave. Ma secondo me gli organizzatori hanno fatto bene a cambiare, anche perché le novità comunque portano sempre dei consensi. Brescia è una città molto appassionata al ciclismo. Un circuito finale difficile penso da fare perché ho visto che c'erano parecchie curve, ma comunque è bello da vedere. In più abbiamo avuto un vincitore come Vincenzo che ha dato spettacolo. La gente si affeziona ai corridori e lui, sai, l'anno scorso era là a lottare per vincere il Tour. Ha vinto la Vuelta, ha già lottato per vincere il Giro d'Italia. Ha Quest'anno ha fatto due vinto la podi, Tirreno ricordiamo, ha fatto Adriatico, terzo, ha secondo, vinto la primo. Tirreno Adriatico, ha vinto il Giro del Trentino. Mentre nei miei anni, ad esempio, i corridori preparavano degli obiettivi, li vedevi lì, poi non li vedevi più, ma l'appassionato vuol vedere il corridore tutto l'anno. E lui in persona questo corridore per gli appassionati, perché quando accende la televisione vuol vedere il proprio idolo. E va anche per quello che la gente è stata così presente. No, e poi credo che piaccia anche il suo modo di porgersi, no? È estremamente semplice, è un ragazzo disponibile, senza Vero. l'orecchino, senza il tatuaggio, non ha grilli per la testa come direbbero le mamme. Però a quanto pare incontra, no? Perché sembra che ormai bisogna essere sempre un po' sopra le righe per essere cool, per essere, no, alla page, e invece anche la semplicità può pagare. Sicuramente la semplicità è sempre ben apprezzata. Poi guarda, orecchino, tatuaggio, non tatuaggio, se vinci non dice niente nessuno, In va tutto bene. compenso ho tante cicatrici. Hai tante cicatrici, E Vincenzo. beh, quelli sono i segni di quando Sono le ero. prime medaglie, quelli dicono, Le i monellerie di vecchi quando ero direttori piccolo e sportivi qualche caduta. dicono che sono le prime medaglie che un corridore si fa. Tu non è che sei uno che cade tantissimo, No, diciamo grazie che a al cielo. casa mia non è mai piaciuto niente del genere, né orecchini né tatuaggi. Quindi, anzi, mio papà, quando arrivava qualche mio compagno di giochi, di classe a trovarmi, tu c'hai i capelli colorati, non venire più, mi raccomando. Era anche abbastanza rigido come. Raccontiamoci un po' agli appassionati della volata del lunedì. Tu sei uno che ama anche fare i lavoretti a casa, ami fare il bricolage. Ma Rachele è a posto. No, così adesso ti rovino del tutto perché Rachele ti diciamo va a prendere che. al Carrefour delle tende da Bricolage. montare, No, mobili. le tende lasciamo stare, quelle delle tende ne ormai è diventata abbiamo parlato un po'. famosa, però le tende le ha comprate Rachele, le aveva preparate lì e mancava Ma tu le soltanto da montate? montare. E lei ha comprato anche i binari e tutto, allora facciamo così, io vado a preparo tutto, però tu mi metti su il binario e io poi ci penso io. E allora Ti sei esibito. ero sul divano a riposare, vabbè, facciamo Vabbè, questo sforzo. facciamo questo sforzo.